Madonna! Le donne. E voi avete detto? Io ho detto le donne. E voi? State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglio mai uscire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tuffano gomme, più sicuri si va. Tuffano è grande, esperienza ti dà. Segui la via. Tuffano gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli. Napoli fuori dall'Europa League, KO con il Milan, guarda al prossimo turno di campionato dove ci sarà una sfida non facile. Ne parliamo con il numero uno del Brescia, un carissimo amico, anche simpatizzante del Napoli, però saranno nemici per 90 minuti al San Paolo nel prossimo turno di campionato. Mi riferisco al presidente del Brescia, Gino Corioni, ben ritrovato presidente. Buonasera, ciao a tutti. E allora, se fossimo veramente amici, dovreste capire che i punti sono più pesanti per noi che per voi. Voi siete già in paradiso. Io ho passato Caronte, sono proprio tirato. Per cui per tirarmi fuori, però non pretendo questo slancio di generosità, non pretendo. Spero però di vincere col gioco, perché siamo una squadra che gioca bene, siamo abbastanza non baciati dalla fortuna e siamo non baciati dagli arbitri. E a proposito degli arbitri, anche il Napoli ha qualcosa da ridire dopo Milan-Napoli. Come vogliamo fare per risolvere questo problema degli arbitri? Io direi di fare la partita senza arbitri. Paradossalmente potrebbe essere un tempo arbitra Aurelio De Laurenti, sul terzo arbitro io. Il problema è chi arbitra il primo tempo e chi arbitra il secondo. Presidente, ma come si facevano i campetti di periferia, no? Senza arbitro, stesso i giocatori, forse sono più arbitri loro. Come potremmo arbitrare i due allenatori, uno primo tempo, uno secondo tempo, o 10 minuti per uno, così. Presidente, ma questo Napoli, lei come lo sta vedendo, a prescindere dalle Napoli fa alterna partite straordinarie, a partite così e così. È una grande squadra che deve abituarsi a essere grande. È normale, secondo me è una squadra che ha fatto più del previsto, per Milano l'ha fatto meraviglioso comunque vada, e certo l'appetito si è mangiando, per cui si pensa sempre di far meglio, però credo che il Napoli quest'anno ha sorpreso tutti e è una squadra fatta di buoni giocatori eccetera eccetera, per cui meritate i più grandi successi a parte domenica. È un Napoli da Champions, presidente? Sì, può essere. Da terzo posto? Può essere sicuramente. Da terzo posto? Può essere anche di terzo posto, sì. E guardando se guardiamo il gioco del calcio, i punti, sì, decisamente. Però anche se perdete domenica col Brescia siete da terzo posto, per cui tranquilli. Presidente, se fosse così ci mettiamo subito la firma, però lei sa bene che restano 11 finali. No, è così, se io le carte. Comunque va in Champions il Napoli, vabbè, vai tranquillo. Se è così, presidente, allora si può anche discutere del risultato di Napoli-Brescia. È appunto quello che dico io. Voi mi date i tre, mi fate vincere, io vi garantisco che andate in Champions. Ma Hamsik è d'accordo voi con questa idea? Non lo so, non lo sento tanto che non lo sento. Presidente, ma lei lo sa... Dai ragazzi, no, diciamo che scherziamo, perché sì. Sai com'è, eh? No, è chiaro. Sai com'è che ci senti? Sicuramente no. Il mio telefono è controllato, per cui guardate orecchioni, certo. Che stiamo scherzando. No, è chiaro, okay. lo sottolineo anche io, però... Diciamoglielo, perché non stiamo scherzando, lo dico io, è chiaro, però è anche bello fare una chiacchierata in questi termini, presidente, perché parliamo sempre di calcio. Insomma, la vita, l'umorismo penso che sia la cosa più bella che abbiamo, perché preoccupazioni ne abbiamo sempre mille. Certo. Allora cerchiamo di avere almeno un po' di umore, di buon umore. Presidente, lei lo sa, le voglio far presente una piccola cosa. Lei lo sa, io ero ospite in una trasmissione televisiva del Napoli qualche tempo fa. Ricordai una battuta che lei fece proprio ai nostri microfoni su Hamsik, un'offerta rifiutata
di 30 milioni di euro, però non ci credono. No, no, ci credono, ci credono. Lo vogliamo ribadire? No, non lo ricordo neanche più bene. C'è stato un presidente che mi ha detto, guarda, non voglio dire, vorrei comprare Hansing, ma dopo 6 mesi o 7 che l'avevo creata a Napoli. Esatto. Solo che non voglio dirlo ai... No, vabbè, che c'entra, era giusto per... Al circuito normale, se no finisci sui giornali. No, assolutamente. Tu che sei amico del presidente del Napoli, diglielo tu. Glielo dico senz'altro io. Però No, io glielo ho detto al presidente del Napoli. No, è chiaro. Che l'ha detto neanche a 50. Neanche 50, ma poi il presidente del Napoli ha ribadito che per cifre simili non vende nemmeno Cavani, un Napoli che punta a un progetto serio. No, il Napoli, guardate che ha superato i 2 o 3 anni, a me in quel momento ha risposto, non so neanche se si ricorda, comunque a me ha risposto nemmeno a 50. Nemmeno a 50, e sicuramente... Per cui ho detto, sono proprio un bravo a fare gli affari, gli ho dato 6 mesi fa 5 e mezzo. Vabbè, però... Hai capito come sono... Svelto io. Presidente, ma ci sono altri Amsic da dare al Napoli? Sì, certo che ci sono. Stesso chiaramente con la salvezza ottenuta del Brescia, però. Sì, no, domenica vivi. Domenica dovete vabbè, presidente, non... una mano al cuore e dire, vabbè, con tutti i piaceri che ci ha fatto, Mannini, anzi, Santa Croce. Va bene ragazzi, vi saluto. E su Santa Croce la ringraziamo, presidente, perché si è ripreso anche Fabiano, no? Dopo gli ultimi periodi. Questo ci fa piacere. Vi saluto ragazzi. Grazie mille, presidente. Ciao, buona fortuna. Antonio Petrazzuolo, napolimagazine.com. Madonna! Le donne. Le donne. Io ho detto le donne. State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglio mai uscire. Io ho detto le gomme. Ma che amore. Tu fanno gomme, più sicuri si va. Tu fanno è grande, esperienza ti dà. Segui la via. Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli.